riteniamo che MaxPay sia un po' il punto di riferimento per quanto riguarda il nostro settore, quindi l'automazione robotizzata. E quindi, come da molti anni a questa parte, la Comau partecipa a questa fiera con messaggi differenti di anno in anno. Quest'anno il messaggio che vogliamo dare ai nostri clienti è quella che, grazie al network con i nostri partner, come vedete sui nostri stand ci sono celle di tutti i nostri partner, riusciamo a trovare la soluzione giusta e in linea con quello che sono le esigenze del nostro cliente finale. Comau in questa edizione di MaxPay presenta ovviamente tutti i prodotti disponibili a catalogo, prodotti che sono utilizzabili non solo nel mondo automotive da cui Comau proviene, ma anche, come da molti anni a questa parte, nel mondo della general industry, cioè tutto ciò che è al di fuori del mondo automotive. Abbiamo delle macchine di taglia molto piccola come il Rebel, il nostro Scara, o il Racer 5 come nella cella qui a fianco, ma in particolare ci sono due prodotti che quest'anno, diciamo, lanciamo come novità. Il primo è il Run My Robot Direct Control, cioè il robot Comau, la meccanica del robot Comau che viene comandata da un CNC Sinumeric della Siemens. Quindi tramite il CNC della Siemens, il Sinumeric, viene comandato la meccanica come se fosse un asse esterno, anzi come essere effettivamente un asse esterno della macchina a controllo numerico diretta. Quindi tutta la programmazione del robot non è più fatta tramite il controllo Comau, ma viene fatta tramite un unico punto HMI, che è quello della macchina a controllo numerico, con lo stesso linguaggio della macchina a controllo numerico Siemens. L'altro prodotto invece che vogliamo lanciare in questa fiera e che abbiamo cominciato a lanciare da qualche tempo è un prodotto dedicato alle scuole. Una delle problematiche che ci troviamo ad affrontare in questo momento è la mancanza di competenze nel mondo dell'automazione e della robotica al di fuori delle scuole. Le scuole stanno investendo nel mondo della robotica e la Comau ha deciso di trovare una soluzione per supportare le scuole, e questo lo facciamo tramite un robottino che si chiama Edo. È un robot Edo Educational, è un robot per il mondo delle scuole, open source, quindi significa che le scuole possono, gli studenti possono svilupparsi il proprio linguaggio di programmazione, oppure collegandolo all'hardware Comau usare il linguaggio di programmazione Comau per la programmazione. Quindi diventa un sistema molto facile per entrare a contatto con la robotica. Collegato a questo, la Comau ha sviluppato da un paio d'anni a questa parte quello che si chiama patentino della robotica, quindi un corso di un centinaio di ore che si rivolge agli istituti superiori e che diciamo alla fine di questo percorso di 100 ore fatto dai ragazzi in aula con tutta documentazione e materiale fornito da Comau, Comau rilascia ai ragazzi che superano un esame finale un patentino della robotica, quindi i ragazzi sono abili e arruolati per iniziare il mondo del lavoro sapendo che cos'è un robot e come si programma un robot di base. Comau è un'azienda che arriva da una grossa tradizione dell'automazione, ma ha comunque sempre un occhio sul futuro e l'attenzione a quello che verrà sul futuro. L'obiettivo di Comau è quello di essere sempre più un punto di riferimento per quanto riguarda l'automazione in generale, e come dicevo prima, l'automazione soprattutto nel mondo della general industry, e proprio in quest'ottica il trend di Comau è quello che appunto da noi chiamiamo human manufacturing, quindi la collaborazione tra uomo e macchina e robot. Con i robot collaborativi che lanceremo all'inizio del 2018, ma anche con dei prodotti che già sono usciti come la GV, un veicolo a guida autonoma, il nostro Agile 1500, un veicolo a guida autonoma che si integra con i robot e quindi consente maggior flessibilità nelle linee di produzione, e con un qualcosa che arriverà diciamo a metà del 2018, che è l'esoscheletro, quindi un dispositivo che alleggerisce il lavoro dell'operatore, quindi non è un robot ma è uno strumento che indossato dall'operatore gli consente di effettuare meno sforzo nelle operazioni che vengono fatte quotidianamente.